per immergerci nell'arte del futuro, quella che ancora non ha un nome e che ognuno di noi può ancora creare. La rivoluzione digitale ci sta proiettando in un'altra dimensione. Questo è uno spazio immersivo, un ambiente nuovo, con schermi a 360 gradi ad alta definizione. Un laboratorio in cui pittura, scrittura, scultura, cinema, musica, teatro, tutte le arti possono reinventare se stesse, possono trasformarsi, oppure nuove arti possono nascere. Questo è un posto nuovo, completamente nuovo, una forma completamente differente di vedere la cultura e anche l'arte. Perché avete scelto Monet per cominciare? Per noi Monet e anche tutti gli impressionisti hanno stato una gente che hanno lavorato, noi artisti che hanno lavorato dopo di una rivoluzione tecnologica. Quella è stata la fotografia e anche il cinema dopo è stata una cosa che ha cambiato per sempre la pittura. Noi adesso siamo in una rivoluzione più o meno similare con tutta l'arte audiovisuale. Ideal nasce in una vecchia sala cinematografica di Barcellona, ricordata da uno schermo tradizionale conservato in una delle stanze. Noi pensiamo che questo è un po' il cinema del futuro, perché il futuro dell'audiovisuale, tutto l'audiovisuale degli anni 20 di questo secolo sarà immersivo. Dunque l'immersività, realtà virtuale, realtà aumentata, l'olografia e tutte le cose in mezzo di tutte queste nuove tecnologie e anche le nuove tecnologie che adesso non sappiamo ma che in un anno, due anni, tre anni saranno qui, saranno immersive. No? Dunque tutte le narrative audiovisuali che hanno fatto il piano corto, il piano mezzo, il piano grande del cinema saranno differenti nel futuro, perché tutto è 360, dunque non puoi fare la selezione di che cosa vuoi mostrare agli spettatori. Dunque noi dobbiamo inventare tutto questo. La creatività dei bambini può essere fondamentale per la nascita di una nuova disciplina artistica, ma non solo, anche gli adulti possono giocare e sperimentare in spazi aperti. Noi abbiamo iniziato questa avventura con Monet e anche gli impressionisti perché è più facile per connettare con un pubblico grande, fare la unione dell'arte tradizionale come la pittura e dopo fare questa, no, mostra immersiva. Ma non solamente questo, per noi l'arte è una forma di arrivare a molta gente per iniziare bene un spazio come questo, ma le prossime mostre saranno completamente differenti. Chi non ha mai sperimentato la realtà virtuale può venire qui e nuotare nello spazio o entrare in una fotografia, un quadro, indossando i visori. Uno stimolo per inventare nuovi contenuti e un modo per i tanti anziani della città che la mattina affollano Ideal per sperimentare in prima persona ciò di cui sentono parlare alla televisione. Dobbiamo fare cose che fanno che la gente, che il pubblico, che l'audienza che viene qui puoi discoprire, no? Ogni volta un'esperienza differente, sempre dentro della immersività, dell'arte, no? La scienza e la tecnologia. Cosa sono esattamente? Perché non sono dei veri concerti, c'è anche l'aspetto ovviamente visivo che è molto forte. I primi concerti hanno stato concerti impressionisti, perché la musica impressionista da fine del secolo XIX è una musica che va benissimo con tutta la mostra immersiva che noi abbiamo adesso, ma questo è l'inizio di un lavoro che noi vogliamo fare con tutte le arti in vivo, il teatro, la danza, la musica, perché noi pensiamo che la immersività ha di lavorare con tutto, non solamente con la tecnologia, le proiezioni, le realtà virtuale, ologrammi, tutto questo. Noi vogliamo lavorare con gente in vivo, artisti in vivo, connettati con la tecnologia immersiva. Questa è la forma che anche nella realtà virtuale del futuro, la realtà virtuale sarà forte. Si può riprodurre la relazione della gente in vivo, non solamente stare in un posto solo, senza nessuna persona prossima, no? Sempre diciamo che l'ideal non è un centro d'arte solamente, l'ideal è un lab,
un posto dove investigare, dove vedere, dove anche creare un po' il futuro, no?